cui se stiamo per R maggiore di R, di quel valore di R critico, abbiamo che tutti e tre i punti fissi, tutti i punti fissi, cioè lo 0 e poi quello C più o meno 1, sono instabili. Ok, per di più sappiamo che il sistema non può scoppiare, quindi ci si domanda che succede. Allora, potrebbe succedere di principio che finisce su un'orbita periodica oppure su un'orbita quasi periodica. E, allora, quello che Lorentz vide, questo diciamo risultato chiamatelo empirico, cioè numerico, quello che lui vide è che il risultato di una simulazione numerica. Questa è una simulazione numerica che potete fare tranquillamente voi a casa, diciamo, basta avere un runge gutta, insomma, non bisogna essere grandi esperti di analisi numerica. Quello che vede, guardando una componente, X, se qui ci mettiamo il valore che viene dal punto fisso, cioè questo qua, insomma, è qui. Ma quello che vede è che il comportamento è un comportamento molto, diciamo, strano, nel senso che è un comportamento aperiodico, cioè uno vedeva che faceva un po' d'oscillazione da una parte, un po' dall'altra, no? Da grosso modo gira intorno al punto fisso, se uno lo vede in tre dimensioni, insomma, c'è una cosa così, cioè gira intorno al punto fisso, si allontana, poi salta dall'altra parte, fa un po' dei giri intorno al punto fisso, in tre dimensioni, insomma, non riesco, insomma, questo in una componente, la componente che fa? Gira da una parte, poi va dall'altra parte, però il numero di giri che si fa prima di saltare non c'ha nessuna regolarità, cioè quindi, no, qui fa tre giri, qui ne fa quattro, qui ne fa sette, qui ne fa uno, insomma, quindi c'è un comportamento, diciamo, aperiodico, questa è la cosa. Un comportamento aperiodico, che è quindi qualitativamente diverso dalle cose che abbiamo discusso finora. Una cosa aperiodico, quindi un po' strano. Allora, dato che gli sembrava strano, Lorentz fece e rifece svariate prove finché si accorse della sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali. Cioè, che consisteva? L'esperimento numerico era semplicemente che lui prendeva un x intendo x, y, z, x vettore, un certo x0, e poi, diciamo, numericamente si tirava fuori la traiettoria. Ora, se uno potrebbe dire quanto questa traiettoria ha a che fare con quella vera, questo è un altro problema, lasciamo stare. Cioè, diciamo, il computer fa delle regole deterministiche, anche se, diciamo, non so quelle che volete voi, ma fate le regole deterministiche, okay? Tirava fuori una certa cosa, poi voi prendete un'altra condizione iniziale, questa qui più una piccola perturbazione, diciamo che la perturbazione piccola vuol dire, che ne so, che 10 alla meno, qui quant'è? La figura che c'è nel libro, 10 alla meno 6, insomma, 10 alla meno 6, 10 alla meno 8, insomma, quello numero piccolo, e questa qui vi genera un'altra traiettoria. Ovviamente questa traiettoria è diversa da quella vecchia, quindi sarà l'altra traiettoria più una perturbazione, più, diciamo, un qualcosa, no? Un qualcosa. Allora voi vi domandate quant'è questo qualcosa, okay? Allora, quello che si vede, diciamo, numericamente, è che se voi guardate questo qualche cosa, guardate il logaritmo di questo qualche cosa, diciamo, il modulo, funzione del tempo, ha un comportamento così, poi, diciamo, ovviamente satura, quindi, diciamo, ha un comportamento del tipo delta x di t, diciamo, modulo, va come delta x 0, va esponenzialmente, diciamo, a parte un po' di oscillazioni, va esponenzialmente, poi ovviamente, diciamo, poi ovviamente satura. Satura, perché satura? Beh, perché siccome il sistema vive in una cosa a dimensione finita, la cosa peggiore che può succedere è che uno sta, cioè, mettiamo che lo spazio delle fasi sia questa stanza, la cosa peggiore che può succedere è che una coordinata, una traiettoria sta lassù e l'altra sta laggiù, quindi, diciamo, la distanza chiaramente è finita, ok?
Però prima di saturare per motivi banali c'è questo comportamento esponenziale, e la cosa divertente è che se uno, quindi qui c'è questo livello di saturazione, se uno parte da qui c'è questo comportamento, se uno parte più in basso c'è lo stesso comportamento, poi ovviamente se parte più in basso è sempre uguale, quindi c'è la cosa, cioè, questo comportamento è quello, diciamo così, importante, questa crescita esponenziale. E poi vabbè, c'è questa saturazione, ma questa saturazione è una banalità perché, diciamo, no, essendo lo spazio delle fasi finito, non può che saturare. Va bene, allora questo coso qua, questo numero, adesso questo lambda è definito in modo molto empirico, diciamo, si possono fare delle definizioni formali facendo opportuni limiti, insomma, li facciamo dopo. Per adesso, diciamo, lasciamo a questo livello di un po' impreciso. Ora, cosa, quindi, se volete, questa è una, è un modo per definire in modo operativo il caos. Il caos è quando uno ha una sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali. Sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali vuol dire che due traiettorie inizialmente vicine si allontanano esponenzialmente. Ok? E questo coso quassù, diciamo, una volta definite le cose in modo minimo formale, questo lambda qua si chiama esponente di Lyapunov, quel signore che avevamo, che non l'ha mai introdotto Lyapunov, il suo esponente, diciamo, è introdotto in suo onore, diciamo, non l'aveva mai fatto. E allora, cosa, a parte la formalizzazione, insomma, che è il passo successivo, cosa uno ha, perché tutta questa cosa qui è importante? Allora, questo modello di Lorentz è un modello ipersemplificato di atmosfera. Okay? Quindi immaginate che voi volete fare previsioni del tempo. Allora, che vuol dire fare previsioni del tempo? Allora, fare previsioni del tempo voi dovete avere due cose. Dovete avere un modello matematico. Ma il modello matematico è il modello di Lorentz, quindi dovete avere un modello matematico, dovete avere un modello x punto uguale f di x. E questo, diciamo, ve lo dà la fisica, con opportune cucine. Okay? Poi, quindi voi avete il modello. Poi il modello può essere più o meno buono, ovviamente. Facciamo finta che avete un modello perfetto. Quindi, oltre al modello, poi avete le condizioni iniziali. Ok? Poi ho un algoritmo per integrarlo. Facciamo un caso, facciamo che l'algoritmo è perfetto, facciamo che non avete problemi. Quindi, una volta che avete queste due cose, e facendo finta che l'algoritmo è perfetto, il che non è vero, voi da qui ricavate x di t. E quindi, diciamo, voi avete lo stato presente dell'atmosfera e potete dire quant'è il principio. Se il vostro modello è buono e sapete integrarlo esattamente, dite quant'è lo stato dell'atmosfera domani, dopodomani, fra tre giorni. Okay. Allora la domanda è: fino a quando mi posso fidare? Cioè, perché nella realtà la cosa non è così. Nella realtà voi non avete la condizione iniziale, cioè la condizione iniziale con un certo errore. Anche lasciando stare la meccanica quantistica, che non è il caso di scomodarla, diciamo, voi avete un errore sulla condizione iniziale. No, ci avete un errore, diciamo, dovete avere la temperatura e la velocità in tutti i punti, mica in tutti i punti, cioè ci avete nelle varie stazioni, quindi dovete fare delle interpolazioni, poi ci avete un errore in ogni punto, quindi ci avete chiaramente un sacco di errori. Quindi voi avete qua, avete un'incertezza, le condizioni iniziali c'è questa, ma più c'è un'incertezza sulle condizioni iniziali, c'è un'incertezza delta zero, dove l'incertezza dipende da quanto è buono il vostro sistema di rilevamento, il satellite, le stazioni, insomma, i soldi che ci avete messo. Quindi voi ci avete un certo delta zero. Quindi voi, quando fate questa cosa qua, non è vero che fate questa cosa qua. Voi credete di fare questo, ma quello che voi in effetti fate, voi non avete la situazione non è che voi avete la condizione iniziale e ci avete x di t. Voi qui non avete la condizione iniziale. Voi sapete solo che la condizione iniziale sta in una palletta. Ok? Quindi voi integrate questo, per
perché nominalmente lo chiamate condizione iniziale, ma la cosa che dovreste fare è integrarvi tutta questa cosa qua e vedere dove va a finire. Ok? Quindi se questa palletta si allarga, come succede qua, che vuol dire? Vuol dire che voi finché siete sicuri di fare la previsione, beh, dipende che volete, dipende se dovete, vabbè, se dovete far volare un aereo o dovete decidere di piantare le pere, insomma, avete precisioni diverse. Quindi mettiamo che voi avete una vostra tolleranza delta oltre la quale la previsione la buttate, no? Quindi voi avete il vostro delta zero, che è quanto siete bravi sulla condizione iniziale, avete un certo delta, che è quanto voi vi accontentate, e vi domandate fino a che tempo io riesco a fare la previsione. Che dovete fare? Beh, dovete prendere questa figura qui, no? Qui avete il vostro, voi partite da questo è il vostro delta zero, questo è il vostro delta grande, no? E qual è il tempo di precedenza? Il tempo di precedenza è questo, è il tempo più lungo tale che l'errore sia sotto delta grande. E quant'è sto tempo? Vabbè, il tempo la fate, perché siccome delta è delta 0 e a lambda tempo di precedibilità, no, tempo di precedibilità, quindi ci vedete che il tempo di precedibilità è 1 su lambda logaritmo di delta grande su delta 0. Ci vedete questa stima. Allora, questa stima è molto a chili, insomma, perché poi ci sono un sacco di problemi sia concettuali che pratici, però diciamo solo per l'ordine di grandezza, che vi dice questa formula? Questa formula vi dice una cosa, che ovviamente se voi fate una misura arbitrariamente precisa, questo tempo è arbitrariamente lungo, però arbitrariamente lungo logaritmicamente, che come sapete il logaritmo, insomma, è una funzione che diverge, ma insomma non è che si spreca, insomma. Quindi questa funzione qua, questa parte qua, è vero che formalmente la potete mandare infinito quando delta 0 lo mandate a 0, però insomma in modo, diciamo, più formale che pratico. Diciamo, invece la cosa importante è questo qui, e questa parte qua, perché questo pezzo qua, se volete, dipende da quanto vi accontentate e quanti soldi spendete per la condizione iniziale. Questo pezzo qua invece non dipende da voi, dipende dal sistema. Diciamo, questo è 1 su lambda, è un tempo caratteristico. È un tempo caratteristico, è un tempo caratteristico del sistema. Allora, stesso tempo, allora, quindi voi arrivate una cosa di ordine 1 su lambda, qui potete metterci un fattore 2, 3, non potete metterci 50. Okay. Quindi la domanda da farsi è: quant'è l'esponente di Hausdorff dell'atmosfera? Vabbè, del modello dell'atmosfera, no? Ora, se voi, vabbè, queste cose qua le ripetete su un modello realistico dell'atmosfera, sapete questo numero quant'è? Questo tempo? È una settimana? 5 giorni, 10 giorni, insomma. Quindi questo vi sta dicendo che voi, se siete bravi, potete arrivare a una settimana, due settimane, forse tre, ma non arriverete mai a un anno, perché non ha senso. Voi potete domandarvi com'è che gli astronomi invece riescono a prevedere le eclissi? Non perché siano più bravi dei meteorologi, perché sono più fortunati, perché questo numero qua è 10 milioni di anni, o addirittura sì, o 100.000 anni, non so, è un numero molto grosso, quindi diciamo noi è un tempo incredibilmente più lungo della vita, della nostra vita media, ma anche della nostra civiltà, cioè, quindi le cose possiamo andare indietro e sapere quando è successa l'eclisse ai tempi di Hammurabi senza grandi difficoltà. Cioè, il motivo, diciamo, è il tempo caratteristico che ci sta in gioco qua. Okay? Per esempio, nel conticino che avevamo fatto alla lezione precedente, quella della mappa della mappa logistica, lì l'esponente di Lyapunov è il logaritmo di 2, quindi vuol dire che praticamente è un passo, diciamo, con un passo, due passi. Va bene, allora questi qui sono, questi qui, diciamo, è la fenomenologia dei sistemi caotici. Allora, pure qua, diciamo, questa fenomenologia è una fenomenologia che non generica, cioè nel senso che se non è che succede solo in questo modello perché è stato scelto con lanternino, cioè ci sono, se voi prendete, fate altre cose, diciamo, modelli tipici non lineari hanno questo comportamento, quindi diciamo il caos è un comportamento generico, non è un comportamento patologico, quindi questa è una cosa accertata. Una volta digerito il fatto che il caos non è patologico, la domanda successiva è: e che facciamo? Perché allora vedete che questi sistemi sono deterministici, tutti gli effetti sono deterministici, ma dopo un certo tempo a livello pratico è come se non lo fossero, nel senso che voi l'orbita non la seguite più, ma non solo questo, ma neanche del modellino stupido, quello che abbiamo fatto stamattina, lì bastano
Immaginate, voi ci avete un computer normale, quanti, che ne so, ci avete 16 decimali di precisione, corrisponde a una cinquantina di cose in binario, vuol dire che dopo 50 passi voi siete belli rovinati, no? Quindi che fate? Non potete andare un tempo abbastanza lungo? Cioè è vero che questo tempo qua nell'atmosfera è 2 settimane, però mica qualcuno vi impedisce di integrarvi al computer fino a 2 anni? Chiaro che potete farlo, no? Chi vi ferma? La domanda è: cosa state facendo? Cioè, che senso ha quello che state facendo? Allora, che senso ha quello che state facendo? Allora, la situazione è che noi abbiamo un sistema formalmente deterministico che però ha delle proprietà in qualche modo simili alle proprietà dei processi stocastici. Ad esempio, per convincersi, mettiamo che voi vi prendete il modello di Lorentz e vi calcolate la funzione di correlazione, prendete una componente, una qualunque, non è importante, vi calcolate questa quantità qua, eh? dove la media la intendete come media temporale, quindi questa roba qua vuol dire che fate il limite per t che va infinito di 1 su t integrale, cioè come lo fate al calcolatore, no? Quindi 1 su t, qui fate x al tempo t più tau, x al tempo t, poi integrate integrale di t, come lo fate in un esperimento numerico di laboratorio. Qui immaginate che vi calcolate questa roba, vabbè, questo c'ha una definizione simile. Allora che succede? Vi domandate come è fatto questa funzione, no? Allora, se voi avete un comportamento periodico, questa... Si può accendere una luce, magari. In presenza di un comportamento periodico, questa cosa qua è una funzione periodica, nel senso che voi partite dal suo valore, scende, no? Scende, poi magari fa delle oscillazioni e poi ritorna su. No? Ci vede in caso di un, e poi ripete più o meno la stessa cosa. Ci vede un comportamento periodico. Se voi ci vede un comportamento, invece, per esempio, nel modello di Lorentz, se voi guardate questa roba invece ha un comportamento, ora non mi ricordo se oscilla o no, però insomma, a parte i dettagli, c'ha un comportamento che se ne va a zero, ma se ne va a zero di brutto, se ne va a zero come un esponenziale. Cioè, tempo caratteristico, diciamo, qui asintoticamente se ne va a zero, cioè, quindi il sistema in qualche modo, diciamo, si scorda, perde memoria. Quindi questo fa sospettare che questo sistema abbia delle proprietà simili a quelle dei processi stocastici. Allora, per cercare di formalizzare questa cosa, però diciamo adesso un minimo formalizzata, però insomma l'idea è che uno vuole fare una descrizione statistica di un sistema deterministico, ok? Cioè perché, allora il motivo fisico del perché è questo, è la sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali e il fatto che questa cosa qui, è il fatto che voi avete un'incertezza e questa incertezza, diciamo, vi cresce. Allora, dovete formalizzare quest'idea. Allora, la formalizzazione di quest'idea è la seguente. Segue, anche se non siete pratici con i processi stocastici, non vi preoccupate. Allora, il fatto che voi avete un'incertezza sulla x0, questo da un punto di vista probabilistico, come lo formalizzate? Beh, lo formalizzate dicendo che voi avete una densità, che la vostra condizione iniziale è nota con una certa densità. Quindi voi non conoscete la condizione iniziale, ma conoscete una funzione. No, facciamo il caso di una dimensione, mettiamo. Voi non sapete che state qui, sapete solo che avete una densità di probabilità, no, centrata a quantorno, e avete un'idea di quanto è larga questa densità di probabilità. Quindi voi rimpiazzate la x0 con una densità centrata su quello che chiamereste x0, ad esempio. Okay? Ora, e la domanda deterministica è: dato x0 quanto vale xt? La domanda probabilistica, che però diciamo è nell'ambito deterministico, è: dato rho 0
quanto vale rho di t. Come funziona? Ok? Allora vedete, se fate questa cosa qua, se voi state trattando un sistema regolare o caotico, ve ne accorgete, facciamo un esempio stupido. Mettiamo che voi fate l'oscillatore armonico. Se voi fate il famigerato oscillatore armonico, che ci avete? Allora, l'oscillatore armonico avete una cosa, avete un'orbita periodica, no? Quindi se voi partite con una condizione iniziale, diciamo così, centrata qua intorno, no? Quindi dovete immaginare un bozzo in qua. Questo bozzo semplicemente ruota senza deformarsi, no? Quindi diciamo voi partite con un bozzo di una certa grandezza e rimanete sempre con quel bozzo di quella grandezza, semplicemente ruota in modo, cioè insomma, una gaussiana qua, semplicemente la gaussiana cambia centro, ma sempre una gaussiana rimane. Ok, quindi in una situazione deterministica regolare, semplicemente questa è questa qui traslata, insomma, no? Ci siamo capiti, ok? Ora, la cosa interessante è invece che succede, che fa nei sistemi caotici, ok? Quindi allora, come prima cosa, bisogna trovare una regola per far modificare questa cosa, ok? Allora, questa cosa qua, diciamo, il problema bisognerebbe trattarlo separatamente nel caso a tempo continuo e a tempo discreto. Per semplicità di notazione fatemelo scrivere a tempo, fatemi fare le mappe a una dimensione. Poi la generazione a più dimensioni è facile, e il caso a tempo continuo non è, pure quello non è difficile, però insomma bisognerebbe, c'è un po' di tecnicalità. Allora, mettiamo che facciamo la cosa a tempo, poniamoci la domanda, come quindi la domanda che mi faccio è, dato ρ0, adesso facciamo il caso una dimensione, quindi facciamo la situazione che ho una mappa x di t più 1 uguale f di x di t, ok? Quindi questo è il mio mondo, una mappa unidimensionale. Io ho ρ0 di x, voglio sapere ρ1 di x. Beh, poi è chiaro, una volta fatto ρ1 ho la regola per fare ρ2, eccetera. Ok? Quindi una volta fatto questa regola, ho la regola per passare da t a t più 1, e quindi è fatta. Allora, come faccio? Ok, la stessa cosa, insomma, si vuole che darò t a ρ t più 1. Ora come faccio? Beh, facciamo un disegno così, fatemi disegnare, qui ci metto x e qui ci metto f di x. Allora, adesso mi domando, qual è la probabilità che x di t più 1 sia contenuto in un certo intervallo, diciamo, sia contenuto in x tra x e x più dx? E x più delta x. Allora, e prendo delta piccolo. Allora, questo qui, se prendo delta piccolo, per definizione di ρ, di densità, diciamo, quindi questo qui è la ρ al tempo t più 1 della x dx. Giusto? Questa è semplicemente una definizione. Adesso facciamo sta figura. Allora, se questo è x di t, qui c'ho x di t più 1. Allora, adesso qui sto, qui c'ho il mio, questo è il mio x e questo è il mio x più dx, e c'ho la mia funzione, insomma, la mia funzione è una cosa fatta così, eh? Allora voglio sapere la probabilità di stare qua al tempo t più 1, la probabilità di stare qua al tempo t più 1 com'è possibile? Diciamo in questo caso qua è possibile in due modi, e solo in due modi. In questo caso è possibile che al tempo t stavo qui, oppure al tempo t stavo qui. Non ci sono altri modi. Ok? Se fosse stata fatta così, ci sarebbe stato un modo solo. Se fosse stata fatta così, ci sarebbero 1, 2, 3, 4, 5, 6 modi. No? Quindi dovete. Ok? Allora, facciamo questo caso, poi dopo l'estensione è ovvia. Allora, in questo caso voi che fate? Come la scrivete là? Quindi, dato questo x qua, ci avete un x1 qui e un x2 qua, che sono le preimmagini, cioè i punti tali che, iterandoli, finisco qua. Ok? Quindi cosa posso dire? Quindi quella roba là, ρ del t più 1 di x delta x è uguale a che? Uguale? È uguale a ρ al tempo t calcolata in x1
moltiplicato delta x1, cioè questo qui, questo pezzetto qui è delta x1, vabbè, più rho al tempo t di x2 moltiplicato delta x2, giusto? Però delta x1 e delta x2 non sono dipendenti, perché delta x è ovviamente f' di x1 per delta x1, ma anche f' di x2 per delta di x2. Anzi, fatemi ci metto un modulo, così tengo conto del fatto che sono positivo o negativo. Quindi da qui, così io mi elimino delta x1 e delta x2 in termini di delta x1. Faccio questo giochetto, cosa ottengo qua? Ottengo rho di t più 1 coso x uguale a 1 su f' calcolato in x1 modulo rho tempo t di x1 più 1 su f' di x2 modulo rho tempo t calcolato in x2. Ma adesso il trucco generale, credo che l'avete capito, quindi dove x1 e x2, la cosa importante che sono le preimmagini. Quindi se invece di avere due preimmagini ce ne avete 28, dovete fare la sommatoria, insomma. Quindi la regola generale, la regola di evoluzione del rho, è data da questa regola qua. Quindi vedete che la rho al tempo t più 1 nel punto x è la somma su tutti i k, su tutte le preimmagini. Preimmagini vuol dire dove xk sono i punti, tali che f di xk è uguale ad x. E qui ci avete 1 su f' calcolato nella preimmagine modulo rho tempo t calcolato nella preimmagine, sommando tutte le preimmagini. Questa qui è la regola, ok? Allora, quindi formalmente questa, fatemela scrivere così, rho t più 1 uguale a un certo operatore rho al tempo t. Quindi questo è un vettore, uno spazio funzionale. Quindi vedete che rho al tempo t più 1 lo ottenete dalla rho al tempo t applicandoci sopra un operatore. Vedete, questo qui è un operatore lineare, un po' brutto, ma un po' schifo, però diciamo è lineare, formalmente è lineare, anche se in genere non è abituato che un operatore lineare c'è una derivata, c'è un integrale, un nucleo, insomma. Questo no, questo c'ha questo, sì, potete pensare che è un nucleo, insomma, potete pensare che in qualche modo, se volete, diciamo, questo qui lo potete scrivere in forma simbolica, per facile a ricordarsi, come l'integrale della rho al tempo t calcolata in y, qui ci mettete un delta di x meno f di y. Potete scriverlo così, diciamo, questo formalmente è un coso integrale, diciamo, anche se diciamo c'è un nucleo un po' strano. Va bene, ci avete questa regola. E adesso incomincia il gioco duro. Quindi abbiamo questa regola. Adesso uno posso domandarmi che succede, c'ho la mia rho, che succede alla rho? No, perché io posso incominciare a rho 0, poi mi calcolo rho 1 e poi vado avanti. Okay. Quindi adesso io posso farmi un sacco di domande. Faccio qualche domanda, facciamoci un po' di domande. Questo oggetto qua si chiama operatore di Pronfrobenius. Pure in questo caso credo che i signori Pronfrobenius non l'abbiano mai visto, questo operatore, ma insomma. Spesso si danno nomi per in onore di. Allora, uno che domande si può fare? Può cominciare con una serie di domande che sembrano naturali, un po' da settimana in mistica, poi spieghiamo il significato pratico e tecnico. Uno può farsi una domanda del tipo: io parto con rho 0 di x, ok? Da qui mi calcola, iterando quella regola, mi determino la rho a un certo tempo. Ok? E poi il tempo lo manda all'infinito.
poi il tempo manda infinito. Allora, posso farlo, c'è niente di male. Almeno se il principio lo posso fare. Allora mi domando, quando il tempo è infinito, questa cosa, questa funzione costruita in questo modo, tende a qualcosa? Tende a qualcosa che è indipendente dal tempo? Mica ovvio, insomma, tende a qualcosa che è indipendente dal tempo? E se sì, che vuol dire? Ci tende, questa cosa è unica? A che tipo di equazione soddisfa? Allora, qui, allora, prima di discutere questa domanda, fatemi fare un'osservazione. Fatemi fare che, se vedete, cioè avete la rho al tempo t più 1, la ottenete applicando un operatore alla rho al tempo t. Allora, è chiaro che c'è una rho particolare, che è quella che, applicandoci sopra l'operatore, non evolve. No, quindi diciamo una rho che ovviamente si chiama invariante, che soddisfa questa proprietà qua. Cioè se faccio un passo e non cambio, quindi se faccio un passo e non cambio, poi non cambio mai, no? Quindi se io prendo come rho 0 la rho invariante che soddisfa questa equazione qua, allora vedete che la rho 1 è ancora la rho invariante, no? Quindi questo è un punto fisso di questa regola ricorsiva. Quindi diciamo, quindi esiste una rho invariante, cioè, vabbè, che esiste, tutto da vedere, insomma, diciamo, uno si può porre, almeno formalmente, il problema di una rho che soddisfa questa equazione. Ora, se esiste, il significato è chiaro, diciamo, è la rho che non cambia nel tempo. Okay. Allora, la domanda è se questo... quindi se ci tende, poi non cambia più, dovrebbe tendere a questa cosa qua, quindi dovrebbe essere la candidata a questa cosa. Tanto non è manco chiaro se questa cosa qui è unica, potrebbe anche non essere unica, insomma, potrebbe anche non esistere, potrebbe non essere unica. Poi un'altra cosa che uno potrebbe domandarsi è, ma da un punto di vista concettuale, se io posso capire la rho. Allora, vedete, in questo ragionamento uno prende una densità iniziale, poi la fa evolvere. Ma uno, diciamo, se uno è uno sperimentale, non è che allo sperimentale gli potete chiedere di fare 100.000 esperimenti con condizioni iniziali leggermente diverse e poi vedere come vanno le cose. Quello vi ride in faccia. No, quindi diciamo, uno sperimentale non potrà mai farla una cosa del genere. Cioè, quindi almeno a livello concettuale dovrebbe essere importante capire se questo tipo di progetti, questo tipo di programma possa essere fattibile. Almeno concettualmente, poi che si fa per davvero un'altra storia. Quindi un'altra domanda che uno può farsi è questa: immaginate di avere una traiettoria molto lunga, arbitrariamente lunga, infinita, ovviamente. Quindi diciamo, voi partite da x0 e poi da x0 vi tirate fuori la vostra traiettoria, x1 e xt, dove t è grande a piacere. Ok? Allora potete andarvi, se io tiro fuori questa traiettoria, da questa traiettoria riesco, punto interrogativo, a capire la rho invariante? E altra domanda ancora, se, ammesso che ci riesco, questa cosa dipende da I0? Ho fatto questo sfizio di domande, questo sfizio di problemi. Allora, diciamo, se qualcuno di voi è un fisico, avrà riconosciuto un problema, diciamo, nobile e centenario, e ancora aperto. Tutta questa serie di domande è nient'altro che il vecchio problema di Ludwig Boltzmann, del problema ergodico della meccanica statistica, formulato in termini astratti. Allora, siccome alcuni di voi non sono fisici, credo, fatemi fare una piccola parentesi sul problema ergodico, come è nato storicamente, in modo che proprio per farvi vedere che tutte queste domande hanno un significato fisico ben preciso e non solo astratto, che sembrano cose da settimana di mistica. Okay? Allora, il problema ergodico, no, tutti questi problemi qua che vi ho detto, sono grosso modo i problemi della teoria ergodica più qualcosa in più, perché diciamo, c'è anche qualcosa in più della teoria. La teoria ergodica in effetti è solo questa parte qua, questa qui è un po' di più della teoria ergodica. Allora, tutto nasce
Tutto inizia nel circa 140 anni fa, anzi per la precisione ve lo posso dire, nel 1872. Nel 1832 Ludwig Boltzmann scrisse uno degli articoli più importanti della storia della fisica teorica, e il suo problema, molto difficile e ancora aperto, era il seguente: di cercare di dare una giustificazione dai principi primi della meccanica statistica, della termodinamica. Ma voi sapete che esiste la termodinamica. La termodinamica è quella cosa che vi dice ci avete un sistema, ci avete la pressione, la temperatura, altre varie cose, le equazioni di stato, tutte queste belle cose qua. Okay? Quindi da una parte avete, diciamo, avete la termodinamica. La termodinamica è fatta con poche variabili, la temperatura, la densità, la pressione, la concentrazione di qualche cosa. E poi ci avete anche delle equazioni, ci avete anche la termodinamica di un equilibrio, insomma lasciamo solo sull'equilibrio. Di qua avete il mondo microscopico. No, che vuol dire avete il mondo microscopico? Avete, diciamo, avete n particelle, no? N particelle con una certa hamiltoniana, no? Dove questi Q stanno in R alla 3N, e P sta pure alla 3N, e N è tanto, N è il almeno 10 alla 20, in 10 alla 20 se prendete una cosa nel centimetro cubo. Okay? Quindi qui avete un sistema hamiltoniano, quindi avete le equazioni di Hamilton. Quindi nella terminologia che abbiamo introdotto l'altro ieri, avete il semigruppo di evoluzione dell'evoluzione temporale, avete SDT, quindi l'evoluzione di Hamilton vi dà il semigruppo di evoluzione. Okay? Qui avete un sistema dinamico, insomma, qui avete un sistema dinamico con il semigruppo di evoluzione, avete lo spazio delle fasi, c'avete la misura che è la misura, diciamo, microcanonica. Okay. C'è formalmente la misura microcanonica. Quindi qui avete un sistema dinamico formalmente e qui avete una descrizione fenomenologica del mondo reale. Okay. Quindi qui c'avete la matematica e qui c'avete la fisica. Allora il problema è che uno crede, cioè almeno da un po' di tempo ormai si crede, che nel mondo ci siano gli atomi, quindi ci siano gli atomi, che questi atomi interagiscono e quindi, diciamo, questi due mondi non possono essere distaccati. Quindi uno dovrebbe almeno provare a descrivere queste cose qua in termini di queste. Ok, questa era l'idea, diciamo, l'idea visionaria di, dove visionaria non vuol dire folle, vuol dire grandiosa in questo senso, di Boltzmann. Ok? Allora il problema è che bisogna trovare l'aggancio. L'aggancio come si fa? Fare l'aggancio. Cioè per fare l'aggancio bisogna, fare l'aggancio bisogna essere Boltzmann, cioè bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, okay? Per l'epoca almeno. Ora, la cosa che si inventò Boltzmann è quella che viene chiamata ipotesi ergodica. Io la dico in forma moderna, perché poi Boltzmann era un signore strano, quindi le cose come le dico adesso non è certo come le pensava lui, però diciamo questa è la trascrizione moderna delle cose sue. Trascrizione anche un po' forzata, se volete, però insomma. L'ipotesi ergodica parte dalla seguente osservazione: quando voi misurate qualcosa, cioè quando voi col manometro misurate la pressione, una bombola di gas, il manometro misura la pressione, sul laghetto dice sono 1,03 atmosfere, che vuol dire? Cioè cosa tira fuori quel laghetto? Come la misura la pressione? Di fatto ogni misura che voi fate su un sistema, diciamo, macroscopico, ogni misura che voi fate è una media nel tempo, su un certo intervallo di tempo, diciamo, che ha a che fare con la sensibilità dello strumento, quello che è. Quindi quando voi misurate qualcosa, cioè misurate un certo osservabile, misurate una certa cosa, di fatto questo è l'integrale, diciamo, tra zero e un certo tempo, che è un tempo che ha a che fare col tempo dello strumento, quello che è, di questo osservabile, di un opportuno osservabile calcolato sullo stato microscopico del sistema.
Questa è un'osservazione che fece Bozzo. Quindi, di fatto, quando uno strumento fa una cosa del genere, nel caso della pressione, voi state misurando l'impulso scambiato in un certo tempo. Okay? Questo tempo qua, dal punto di vista delle molecole, è enorme. Perché voi lo misurate, insomma, il tempo di risposta dello strumento è un centesimo di secondo è l'eternità per un atomo, cioè le molecole hanno tempi caratteristici di 10-11 secondi, quindi questo tempo qua è per il sistema, diciamo, infinito, okay? Praticamente infinito. Quindi l'idea di Boltzmann è, quando misuro qualcosa, io misuro sempre degli oggetti di questo tipo, misuro delle medie nel tempo durante l'evoluzione, ok? Allora, vedete, questo problema qui, uno dice, ma questo oggetto è un oggetto molto rognoso, perché? Beh, perché se io veramente volessi calcolarlo, dovrei conoscere la condizione iniziale, poi essere in grado di integrarmi la soluzione. Quindi questa tanto già ho fatica a conoscerla e poi dopo devo fare l'integrale. Ho tre cose praticamente tutte e tre impossibili, perché la condizione iniziale di un gas come la fate? Poi integrate di voi un sistema con 10-20 equazioni e poi fatevi l'integrale. Ognuna di queste tre cose è praticamente impossibile, a parte in situazioni, diciamo, stupide. Okay? Quindi questo oggetto, che concettualmente è chiaro che deve essere così, insomma, molto ragionevole, di fatto nel calcolo voi non ce la fate a farlo. Ok? Allora non ce la fate a fare, voi cosa fate? Allora, per cercare di sbloccare la situazione, o lasciate stare tutto il progetto, oppure fate qualche ipotesi, che poi dopo dovete controllare, ovviamente. Ok? Allora, l'ipotesi ergodica di Ludwig Boltzmann, cos'è? È questa. L'ipotesi ergodica di Boltzmann, che poi, diciamo, è tutta da verificare, insomma. È la seguente. Allora, Boltzmann ragionava al contrario, nel senso, dice, io voglio fare le cose, per farle devo mettermi in una situazione in cui riesco a fare qualche cosa. Allora, quindi quell'aggeggio là, quindi quella cosa, vabbè, eccetera, eccetera. Allora, tanto, diciamo, moralmente ti lo manda infinito, non mi state a scocciare, quindi moralmente ti lo manda infinito. Allora, una volta che ti lo manda infinito, questo oggetto sarà qualcosa, fatemi chiamare G, che ne so, sarà qualcosa che dipende almeno in linea di principio da x0, no? Dovrei dimostrare che esiste il limite esiste, almeno questo è sicuro, quello si chiama il teorema di Birkhoff negli anni 30 ha dimostrato che il limite esiste, quindi almeno da questo punto di vista siamo tranquilli, il limite esiste, per un fisico non è un gran problema, uno ci crede che il limite esiste, diciamo. Però il problema rimane la dipendenza da x0, quindi che il limite esiste va bene, il problema è risolto, no, la parte facile del problema è risolto, il problema è che una volta che il limite esiste, in linea di principio dipende da x0, ma se dipende da x0, so bello che è rovinato. Ok? Quindi l'ipotesi di Boltzmann è che il limite esiste, vabbè, insomma, Boltzmann neanche si poneva il problema che il limite esiste, lo dava per scontato. L'ipotesi di Boltzmann è che questa cosa qui è indipendente da x0. Ok? Allora, se è indipendente da x0, adesso bisogna fare un piccolo passo indietro. Se è indipendente da x0, allora, ricordate il problema è un problema meccanico. L'energia si conserva, quindi deve essere indipendente da x0, ma fino a un certo punto, diciamo, perché deve essere indipendente nel senso che se io cambio x0 stando sulla stessa superficie di energia costante, il risultato non deve cambiare. Quindi questo risultato qua deve dipendere solo dall'energia e non da x0. Quindi se non dipende da x0, diciamo, ritraducendolo in fisica, la media deve dipendere solo dal valore di E, dal valore dell'energia. Allora, se dipende solo dal valore di E, adesso qui un altro caso successivo, se dipende solo dal valore di E, allora uno può dire che questa cosa qua, allora se dipende solo dal valore di E, esisterà una qualche rho di X, tale che il limite per t che va infinito
di 1 su t, integrale 0 t, a di s t di x dx dt è uguale all'integrale di a di x rho di x dx. Ora, l'idea di Boltzmann era: se tutto questo funziona, allora io, invece di farmi la media temporale, sapete che faccio? Mi faccio la media su una certa misura, su una certa densità di probabilità. Quale? Beh, qui c'è un candidato naturale, quale? Il candidato è ovvio, quella microcanonica. Nel sistema meccanico, il candidato naturale è ovvio, quella microcanonica. Quindi, diciamo, quindi questo è il problema, questo diciamo è l'ipotesi ergodica. Cioè l'ipotesi ergodica, detto in termini, cioè, o se volete la definizione di ergodicità, quindi diciamo, detto in termini moderni, a questo punto invece di chiamarlo ipotesi, chiamiamola definizione di cosa di ergodicità, se poi vale o non vale è un problema aperto. Quindi in termini di sistemi dinamici abbiamo la seguente definizione. Noi abbiamo il nostro bravo sistema dinamico con una certa mu invariante. Questo lo chiamiamo ergodico rispetto alla mu, bisogna specificare sempre rispetto a cosa, rispetto alla mu, se per tutti gli osservabili succede che il limite t che va infinito di 1 su t integrale a di s di t di x dt è uguale all'integrale a di x di mu di x. Se esiste una densità, questo qui sarà rho di x di x, insomma. In genere non esiste, però diciamo in genere. Ok, questa qui è la definizione di ergodicità. Un sistema si chiama ergodico se succede questo, se succede per quasi tutte le condizioni iniziali. Ok? Ora poi il problema aperto è: ma un sistema è ergodico? Oh, questa è un'altra storia. Allora vedete, adesso voi capite da dove è nato il problema. Questo, il fatto che un sistema sia ergodico, da un punto di vista diciamo concettuale, vuol dire che se lo guardate abbastanza a lungo, capite tutto. Questo vi sta dicendo che se lo guardate abbastanza a lungo, poi ci fate l'integrazione sopra. Adesso pensate che potete farla l'integrazione, diciamo, siete uno sperimentale bravo, fate l'osservazione e poi fate la somma, ok? Di qualche osservabile. Se lo guardate abbastanza a lungo, voi capite tutto del sistema. Diciamo, perché capisco tutto il sistema? Qui sembra che capisco la media, no, capite tutto, perché diciamo, potete, se il sistema è ergodico, voi potete ricostruire questa dalla traiettoria. Come fate? Diciamo, è facilissimo, basta che voi introducete come funzione, introducete quello che si chiama la funzione caratteristica. La funzione caratteristica è quella che vale 1 se x è contenuto in un certo insieme, e vale 0 se non c'è contenuto. Allora, se fate questo giochetto qui, se fate questa cosa vale ovviamente mu di b, no? La probabilità di b. E se fate questa cosa qua, invece cos'è? Questa cosa qua, un secondo, questa cosa qua è la percentuale di tempo che state in b. Quindi è come fate un istogramma formalmente. Quindi diciamo, un metodo di fare l'istogramma è un metodo che ha senso se il sistema è ergodico. Il sistema non è ergodico non vuol dire niente. Quindi se il sistema è ergodico, diciamo, voi avete la possibilità di ricostruire la statistica del sistema da una successione abbastanza lunga. Ok? Quindi allora, questa domanda qua, questa domanda qua, se adesso al posto di un rho invariante ci mettete la rho associata alla mu invariante, questo problema qua è il problema dell'ergodicità. Ok? Questo problema qua è il problema dell'ergodicità. Questo problema qui invece è una cosa in più del problema dell'ergodicità. Ora uno può domandare: ma i sistemi sono ergodici? Sì, si possono esibire dei sistemi ergodici, stupidi. Diciamo, sistemi ergodici intelligenti non è per niente facile, diciamo, avere un controllo. Allora, vi esibisco un sistema ergodico stupido. E l'interesse di questo sistema
è nel far vedere che è ergodico, però nonostante questo certe cose che succedono non sono del tutto desiderabili. Allora, immaginate, fate la rotazione sul toro. La rotazione sul toro di questo, voi state su un... Allora, la scrivo, insomma. Cioè, x di t uguale x0 più ut modulo 1. E y di t uguale a y0 più v t sempre modulo 1. Allora, questo che vuol dire? Vedete un punto, lo fate muovere, poi portate il coso. Allora, chiaro, no? Andiamo avanti così. Okay, cioè, vedete questo coso che gira. Questo è un toro, di immaginarlo. Questo coincide con questo e questo coincide con questo. Ok? Quindi questa qui è la rotazione sul toro, che è un sistema dinamico formalmente, diciamo, non particolarmente intelligente, non particolarmente, diciamo, interessante, però formalmente lo è. Allora, qui per esempio potete vedere subito una cosa, che cos'è la misura invariante? Qui la misura invariante è semplicemente dx dy, del mu è semplicemente dx dy, cioè la rho è costante, cioè la rho invariante è semplicemente 1 nel coso 0, 1. Cioè, questo è lo spazio delle fasi, è 0, 1 al quadrato. Ok? Quindi la rho invariante è chiaramente questo. La cosa ce l'avete, e allora voi potete domandarvi se il sistema è ergodico. Allora, vi fate un esercizietto, ve lo lascio come esercizietto. Esercizio, quello si può far vedere che se U diviso V è irrazionale, allora il sistema è ergodico. Ok? Cioè, a parole vuol dire che se U su V è irrazionale, il sistema, se io vado avanti con questa figura, alla fine la copro densamente. Cioè, immaginate un pennino, il pennino c'è la larghezza finita, però un pennino, diciamo, larghezza, diciamo, nulla, diciamo, ricopre densamente il quadrato, il toro. Se invece questo coso qua è razionale, il modo è periodico. Okay? Quindi per esempio questo qui è formalmente un sistema, cioè questo qui è un sistema ergodico, diciamo, questo è lo spazio delle fasi, questa è la legge di evoluzione, questa è la cosa invariante, applicate, vi fate un conticino, sta sul libro che ho lasciato al professor dell'isola e fate vedere che è ergodico. Però questo sistema è ergodico, però quindi questa cosa qua funziona. Ma non funziona questa, però. Questa cosa qua non funziona. Adesso lo vediamo subito. Perché non funziona? Perché guardate come è fatto questo sistema. Ops. Guardate come è fatto questo. Questo sistema è una. Vedete qua. Se voi prendete qua un quadratino, o un quadratino, quello che è, comunque, no? Questo coso, vedete, è semplicemente una traslazione rigida. Quindi il quadratino vi si sposta qua. No, poi al massimo vi si spezza, però lo spezzamento è formale, solo perché è disegnato, nel toro non si spezza. Quindi voi semplicemente vedete questo quadratino se ne va in giro. In modo rigido, ok? Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che se voi partite con una rho che è 0 qui e diversa da 0 qua, voi rimanete sempre con una rho che è sempre diversa da 0 in questo quadratino e 0 diversa da 0 nel quadratino e 0 fuori. Quindi voi non avete mai uno questa cosa qua non succede mai. Questa cosa qua non succede mai. Quindi se voi partite avete una rho concentrata, vi rimane concentrata in eterno. Ok? Ora, questa proprietà qua, questa cosa qua si chiama ergodicità, questa cosa qua è più forte, è uno dei tanti modi, vabbè, in genere non si scrive così, libri di matematica, però insomma è formalmente equivalente, questa è quella che in buon italiano si dovrebbe chiamare proprietà di mescolamento. Termine che viene fatto solo una volta al corso e poi si passa all'inglese, e l'inglese si chiama mixing. Okay, diciamo, in genere uno chiama. Quindi questa è quella che viene chiamata la proprietà di mixing.
Quindi la proprietà di mixing, quello che succede è che se voi avete una condizione iniziale, avete una densità iniziale, diciamo, arbitraria, dopo un po' di tempo voi rilassate alla densità invariante. Allora vedete che anche se il sistema è deterministico, una volta che voi avete digerito il fatto che la condizione iniziale non è determinata con precisione arbitraria, automaticamente avete un arrow di zero, e quindi vengono fuori tutta questa serie di problemi in modo abbastanza naturali. E per di più, diciamo, c'è un illustre precursore che pensava a tutte altre cose, però diciamo questo tipo di problemi. Allora, tutte queste cose, ancora mi devo fermare, vado. Tutte queste cose ovviamente sono estremamente difficili ad essere affrontate, cioè se voi mi dite ci faccia un esempio di un sistema sicuramente ergodico, sicuramente mixing, eccetera, io qualcuno ve lo faccio, ma so proprio pochi, e sono, come dire, un po' artificiali, cioè se la domanda è: ma c'è un sistema, diciamo, di interesse fisico vero che è sicuramente ergodico? La risposta è no. A meno che uno non vuole chiamare un sistema fisico un sistema di palle elastiche in un con bordi, condizioni periodiche a bordo, che insomma, anche un fisico teorico fa un po' fatica a considerare questo un sistema fisico, ok? Quindi diciamo esistono dei sistemi che sicuramente rispettano tutte queste cose qua, ma sono diciamo un po' artificiali. Tutta questa cosa qua, per chi di voi ha una certa familiarità con la teoria dei processi stocastici, tutta questa cosa qui, questa cosa qui non l'ho cancellata apposta, è tutto un progetto di lavoro esattamente, formalmente uguale a quello che voi avete quando per esempio fate i processi markoviani. Paro paro, diciamo, non so quanto siete familiari, insomma, vi faccio, devo dire cosa è una teoria di Markov? Sì o no? Tutti sapete cos'è una teoria di Markov? Vabbè, velocemente. Allora le catene di Markov, diciamo, sono il prototipo di sistema di processo stocastico, diciamo, no, più semplice, tra, diciamo, non stupido e interessante. Allora, cos'è una teoria di Markov? Una teoria di Markov è la seguente cosa. Immaginate che voi avete un universo fatto da un numero finito di stati. Beh, si possono fare pure infiniti, però per semplicità, quindi facciamo una catena di Markov finita. Quindi voi avete un certo numero di stati, quindi essendo finiti gli stati li potete numerare 1, 2, 3 cose. Quindi gli stati sono 1, 2, n. Potete immaginare che gli stati siano proprio dei... questi siano gli stati, cioè stare qua, questo è lo stato 1, questo è lo stato 2, questo è lo stato 3, questo è lo stato 4. Potete immaginare che siete voi che potete stare in un certo punto. Se state qui vuol dire state nello stato 1, se state qui state nello stato 2, eccetera. E poi potete andare da uno stato all'altro. Ok? Quindi potete, mettiamo che il tempo è discreto. Ogni volta che scatta il clock dell'orologio succede qualcosa, però solo quando scatta, tra uno scatto e l'altro non succede niente. Il tempo è discreto e voi avete diciamo, la possibilità di saltare da uno stato all'altro, quindi diciamo, mettiamo che voi state nello stato I al tempo t, e potete andare allo stato J al tempo t più 1. Okay? Allora la proprietà di Markov dice che questa probabilità è indipendente da quello che è successo prima, cioè dove stavate prima non è in essenziale, diciamo. Quindi voi al tempo t-1 stavate da qualche parte, beh, questo potete anche non saperlo, diciamo, quello che è successo prima del presente è in essenziale, diciamo. Catena di Markov è una cosa in cui la transizione dipende solo dallo stato attuale, dove ero prima è in essenziale, ok? Bene, allora, quindi se questa cosa è in essenziale, quindi avete la possibilità di saltare dallo stato I allo stato J, e c'è con una certa probabilità, quindi chiamiamola probabilità, la scrivo così mi ricordo da dove parto, perché no, non mi ricordo mai qual è quello d'arrivo e quello di partenza. Fatemela scrivere in questo modo, quindi P di I e J è la probabilità, questa è la probabilità
fatemi indicare con ST lo stato, che ST più 1, che lo stato al tempo ST più 1 sia J, condizionato dal fatto che la ST sia I, no? Quindi questa è la probabilità di transizione. Okay? Adesso voi potete domandarvi ovviamente quelle probabilità non sono arbitrarie, diciamo, devono soddisfare certe regole, perché delle regole ovvie, insomma, che descrivo di corsa, insomma. Ovviamente queste P deve essere maggiore o uguale a zero, perché no, deve essere maggiore o uguale a zero e deve essere sicuramente maggiore o uguale a zero e sicuramente minore o uguale a 1, perché sono delle probabilità. Poi se faccio questa cosa qua e sommo su tutti i J, deve fare 1, perché questa è la probabilità di stare in I al tempo t e di andare da qualche parte al tempo t più 1, e da qualche parte ci sto sicuramente, quindi diciamo, faccio la somma di tutte le probabilità, deve fare 1. Allora, questa matrice, che si chiama matrice di transizione, è quella che vi dice tutto. Dice tutto, diciamo, quello è il DNA, il passaporto della catena di Markov. Perché? Poi immaginate che voi avete il vettore P0, cioè dove questa è la probabilità di stare in uno stato 1, il vettore che tiene dentro, il vettore che è il vettore delle probabilità, cioè questo è il vettore che per componenti ha la probabilità di stare in uno stato 1 al tempo 0, probabilità di stare al tempo 2, eccetera. Okay? Però voi vi domandate, io ho il vettore P0, voglio sapere il vettore P1. Come è fatto? Con quale regola ci vado? Beh, è facile. È facile perché basta che lo faccio componente per componente. Allora io ho, qual è la probabilità di stare in uno stato I al tempo T più 1? Beh, facciamo qui la figurina così lo capite. Allora, diciamo questo è il tempo T più 1 e questo è il vostro stato I. E qui è il vostro tempo, questo è il vostro tempo T. E questi sono tutti. Non so, solo per segnare, no, questi sono tutti i vari stati, ok? Allora, la probabilità di stare al tempo T più 1 al tempo I è, lo scrivo poi è autoevidente, è la somma su J della probabilità, oh, fammi chiamare K, se no, quella su K di stare nel sito K al tempo T e poi andare dal sito K al sito I. E devo fare la somma di tutte queste possibilità. Poi qualcuna di queste non c'è, fa niente, ovviamente, cioè, qualche freccia è vuota, cioè, se questo qui è zero la freccia non c'è. Ok? Ci avete questa struttura qua. Adesso avete questa scrittura, adesso vedete, fatemi fare un piccolo trucco. Questo coso qua fatemelo chiamare WIK. Perché? Perché voglio che il secondo indice sia K e il primo sia I. Quindi se lo scrivo in questo modo, vedete, questo ha la struttura formale di una matrice, cioè quello c'ha la struttura di una matrice applicata a un vettore. Quindi quello lo scrivete. Quindi quella formula lassù la scrivete formalmente, no, formalmente la scrivete, diciamo, in questo modo. La scrivete in questo modo, ok? E poi ovviamente una volta scritto questo voi potete domandare qual è la P invariante. Beh, la P invariante è quella P tale che se ci piegate sopra W non cambia, quindi il vettore P invariante è il vettore che soddisfa questa equazione. Guardate un po', allora lì ci avete le matrici, no, lì ci avete le probabilità, perché state in una cosa a stati discreti, qui state in uno spazio funzionale. Dove sta? No, ho cancellato quella. Fatemi scrivere qua. Là. Vabbè. Rho T più 1 uguale all'operatore Rho T. Vedete, questa qui c'ha esattamente la stessa struttura di questa, solo chiaramente un po' più, diciamo, ricca, perché è uno spazio funzionale. Questa c'ha esattamente la stessa struttura di questa.
Ok? Pure qui ovviamente potete domandarvi se la catena di Markov è ergodica. Allora, nel caso di catena di Markov, la catena di Markov è ergodica, c'è un teorema che si studia alla quarta ora del corso di catena di Markov, non c'è nessuna particolare difficoltà, cioè la condizione di stato sufficiente affinché sia ergodica è una certa cosa, ok? Se volete ve la scrivo, la condizione di stato sufficiente è che esiste un intero tale che se io faccio la matrice doppio la n, tutti questi elementi qua, tutti quanti sono tutti strettamente positivi, quindi verificare che una catena di Markov è ergodica, diciamo, un esercizio, diciamo, di algebra lineare, uno si mette là, si fa un quadrato, eccetera, e controlla se è ergodico. E quindi, diciamo, nell'ambito delle catene di Markov, tutto il problema, ergodicità, mixing, eccetera, eccetera, è tutto perfettamente risolubile. Se succede quella cosa là, la catena è ergodica, non solo ergodica, ma è anche mixing, cioè succede che la P di T per T che va infinito se ne va alla P invariante, non solo se ne va alla P invariante, ma se ne va alla P invariante in modo esponenzialmente veloce, con un certo tempo caratteristico. E questo tempo caratteristico, qui è la pacchia, nella teoria di Markov succede tutto quello che potete desiderare, cioè non solo va così, ma ci va esponenzialmente veloce, e questo tau ve lo potete calcolare esplicitamente. C'ha a che fare con le proprietà spettrali di questa cosa, c'ha a che fare col secondo autovalore della matrice di questa cosa che è, diciamo, una specie di matrice di transizione. Okay? Quindi, diciamo, nell'ambito processi stocastici, voi tutte queste domande, diciamo, che il buon Boltzmann si faceva, date una risposta facile. Ovviamente, perché date una risposta facile? Perché avete cambiato problema. Cioè il vecchio trucco della matematica e della fisica, no? Si parte da un problema difficile, non si sa fare, si cambia il problema e lo risolviamo. Allora qui cosa è stato cambiato? È stata cambiata la regola, perché nel problema originale c'era un sistema deterministico, e questo non è un sistema deterministico, abbiamo introdotto proprio delle probabilità, quindi abbiamo fatto sparire la regola deterministica e ci abbiamo introdotto una cosa stocastica. Quindi in quest'ambito, nell'ambito dei processi stocastici, voi avete diciamo, una risposta tranquilla, insomma, c'è, cioè, una cosa che si fa a un normale corso di processi stocastici. Allora, la cosa interessante, però, insisto, la cosa interessante è che almeno a livello formale, nei sistemi deterministici caotici ci avete esattamente lo stesso tipo di problemi. A livello tecnico è tutto molto più complicato, ma questa è un'altra storia. Okay? Quindi mi interessava sottolineare l'aspetto concettuale. Ad esempio, diciamo, mentre nelle catene di Markov si dimostra che è sempre così, qui non si sa fare perché, diciamo, qui avete le proprietà spettrali di un operatore a dimensioni finite e qui avete le proprietà spettrali di un operatore a dimensioni infinite, insomma, come tutti sapete è tutto un altro paio di maniche, insomma, e non ci avete il controllo. Non solo non ci avete il controllo perché uno non è abbastanza bravo, ma non ci avete il controllo perché a volte proprio non vale questo risultato, diciamo, proprio a volte non vale. Però, diciamo, ci sono però delle situazioni in cui, diciamo, si riesce a tenere la cosa sotto controllo. Tecnicamente si chiamano quelle in cui uno si può fare una partizione di Markov. Cioè, c'è una classe di sistemi dinamici molto buona, molto, diciamo, addomesticabile, in cui il problema può essere mappato in un processo di Markov. È chiaro che sono rari e sono un po' cose modello, però, diciamo, sono perlomeno delle situazioni che vengono utilizzate come metodo d'indagine, come metodo d'analisi. Uno può utilizzare, anche se si sa che non è vero, uno lo può usare come tecnica d'approssimazione e farci dei calcoli sopra, ad esempio. Questa è una cosa che si può fare. Va bene, ma questo solo per farvi mettere le connessioni con le catene di Markov. Allora, dunque, ergodicità. Un'altra cosa importante che volevo sottolinearvi è che il termine ergodicità ha a che fare con una cosa importante nel calcolo di abilità, diciamo, forse la cosa più importante, qual è la cosa più importante del calcolo di abilità? Secondo me è la legge dei grandi numeri. Cioè, credo che tutti o quasi tutti convengano che la cosa più importante a livello concettuale del calcolo di abilità sia la legge dei grandi numeri. E allora uno si può domandare, la legge dei grandi numeri, anche se non sembra, è fortemente connessa col problema ergodico. Perché? Allora, che dice la legge dei grandi numeri?
Vi ricordo velocemente e poi vediamo la connessione col problema ergodico. La legge dei numeri dice questo: quindi se voi avete una successione di x1, xt, dove queste qui sono variabili indipendenti identicamente distribuite, la cosa importante è che sono indipendenti, se no, però, diciamo. Tecnicamente serve pure che la varianza sia finita, diciamo con varianza finita, la varianza di queste cose qua è finita, allora voi avete che se fate la somma con t che va da 1 a t grande di questi oggetti qua e poi dividete per t, questo oggetto va, in un senso che discutiamo, per t che va infinito, questo, cioè, chiamatela media empirica se volete, no? Questo oggetto va a cosa? Va alla media, va all'x medio, nel senso dell'integrale di p di x da x. Questa qui c'è densità. Ok? Va a questa cosa qua. Allora, in che senso ci va? Allora, ci va, se vi ricordate, ci va nel senso che la probabilità che 1 su t somme di xt, t che va da 1 a t, meno questo, la probabilità che questo sia maggiore di un epsilon, per t che va infinito, questa probabilità va a 0. Quindi ci sono delle situazioni, quindi insomma, i matematici dicono questo coso va qui a parte su un insieme di misure nulla, quindi nel senso che ci può essere una cosa a misura nulla dove questa cosa non è vera, però sono cose a misura nulla. Allora, che c'entra questo col... questa è la legge dei grandi numeri, ovviamente la legge dei grandi numeri io l'ho scritta per f di x, però voi, se voi ci avete, scusate, l'ho scritta per x, però se voi ci avete x potete anche scrivere f di x1, f di xt, pure queste sono delle variabili aleatorie, no? Quindi potete ripetere lo stesso giochetto per una funzione qualunque, e quindi la funzione qualunque qui ci va a f, no, va meno di f. Quindi diciamo, questo vi dice che se voi avete le variabili indipendenti e vi fate la media di una funzione qualunque, la media empirica calcolata così, questa cosa vi tende alla media vera, fra virgolette, fra densità di probabilità. Guardate un secondo. Adesso se questo coso lo immaginate, il passaggio da 1 a 2 lo immaginate come evoluzione temporale, questa cosa è esattamente la cosa ergodica, quindi questo potete immaginarlo tempo, infatti l'ho chiamato T apposta, questo 1, 2, 3 potete immaginarlo come se fosse il tempo, quindi vedete il problema, la cosa ergodica e la legge dei grandi numeri sono la stessa cosa. Momento. La legge dei grandi numeri è concettualmente una gran cosa, ma tecnicamente una banalità, perché l'ho dimostrato in 3 secondi con la disuguaglianza di Chebyshev. Il problema, la cosa ergodica è non banale per il fatto che le variabili non sono indipendenti. Cioè, avete le stesse formule, uguali, stesso tipo di formule, la differenza è che non sono indipendenti. Cioè, voi avete un sistema che evolve nel tempo, quindi ogni variabile si ricorda di quella prima. Okay. Quindi però quello che succede è che asintoticamente è come se fossero indipendenti, quindi diciamo un sistema ergodico, detto così come slogan, si comporta come se fossero indipendenti. Ora, e qual è il motivo perché si comporta come? Perché diciamo se voi, vabbè, come l'ho detto, allora, diciamo, quindi avete che la proprietà di ergodicità è una proprietà, diciamo, formalmente imparentata con la legge dei grandi numeri. Chiaramente è molto più difficile, cioè molto più complicata perché c'è la correlazione, quindi se volete è una specie di legge dei grandi numeri su variabili che sono correlate. Ok, allora il trucco è che devono essere correlate ma non troppo, un pochino si devono scorrelare, insomma, si scorrelano abbastanza, poi è come se fossero scorrelate. Va bene, allora, questo per qua. Adesso, diciamo, vi avevo a un certo punto... avevo introdotto quell'esponente di Lyapunov, no? Allora, quell'esponente di Lyapunov l'avevo introdotto in modo così molto fenomenologico, uno vorrebbe introdurlo in modo un po' più pulito. In modo un po' più pulito che vuol dire? Vorrebbe introdurlo ad esempio in termini della misura invariante,
e vorrebbe che quel numero fosse una cosa indipendente da certi dettagli come l'abbiamo presentato. Okay? Allora, questa cosa si può fare. Questa cosa si può fare e ve la introduco. Allora, fatemelo prima introdurre. Mi dite voi che ora mi devo fermare? Che ora mi devo fermare? Alle 4, 4 e 10? Alle 4. Allora, questa qui quella, diciamo, si chiama la teoria degli esponenti di Riapono. Allora, la teoria degli esponenti di Riapono è una cosa che è fortemente connessa alla teoria ergodica. Infatti il teorema fondamentale della teoria di Riapono si chiama teorema ergodico moltiplicativo di Oseledek. Allora, che dice? Allora, tanto per cominciare, la teoria degli esponenti di Riapono ha bisogno di due cose. Uno, di un passaggio al limite per evitare. Vi ricordate quando abbiamo fatto la cosa, no, del delta x di t? No, quello faceva così, poi si adurava. Allora, sono stato un po' scocciante, uno vorrebbe un qualcosa di cui mette in evidenza solo questa parte qua, non mette in evidenza la parte di sedurazione. Quindi uno vuole una procedura in cui questa cosa qua non la vede, quindi uno vuole due cose, dico una cosa concettuale, poi vediamo. Vuole due cose, una in cui non vuole la sedurazione, un'altra cosa che uno vuole, non vuole la dipendenza dalla condizione iniziale, perché vuole una quantità globale. Già questo fatto che non vuole la dipendenza dalla condizione iniziale, capite che c'è a che fare con l'ergodicità, perché l'ergodicità è proprio quello, uno vuole delle proprietà statistiche indipendenti dalla condizione iniziale. Quindi fatemi discutere prima nel caso della mappa unidimensionale in cui tutto è chiaro concettualmente, in cui tutto è facile, però gli aspetti concettuali sono uguali dappertutto. Allora, immaginate che voi avete un'equazione, questa cosa qua. Fate finta di sapere tutto, fate finta che sapete pure la rho invariante, sappiamo la rho invariante di questa cosa qua, e fatemi assumere che il sistema è ergodico, fatemi assumere il sistema ergodico. Allora voi, quando fate questa cosa qua, che fate? Per calcolarvi come fa l'errore, formalmente lo scrivete così, no? Poi dovreste aggiungere i termini successivi. Ok? Quindi quando qui voi definite, volete vedere la slope di questa parte qua, prima che satura, quindi se voi fate il logaritmo di delta xt modulo diviso delta x0 e lo dividete per t, no? Che succede? Che finché t sta qua dentro la cosa vi va bene, quando t sballa qua siete belli rovinati. Allora voi cosa potete fare? Se però prima mandate questo a zero e poi mandate t all'infinito, questo non succede mai, quindi il trucco è di fare prima il limite delta 0 che va a 0 e poi il limite t che va a infinito, prima si fa questo, vabbè. Quindi i limiti li fate nell'ordine giusto, prima mandate a 0 la differenza e poi mandate t all'infinito, se fate il contrario non ottenete niente, perché se fate il contrario, questo vi satura, dividete e ottenete banalmente zero. Ora, questo però è una scorciatura portarsi dietro questa notazione. Allora, questa notazione però voi potete farlo senza fare tutta questa storia, perché quando fate questa equazione, qui mettete puntini puntini, fate una bella cosa, togliete i puntini, e questo vi date dignità matematica ribattezzandolo, lo chiamate z. Ok, quindi mi scrivo, quindi che faccio? Qui c'è il mio sistema dinamico. Mi scrivo questa equazione, questa qui si chiama l'equazione del vettore tangente, o in questo caso non è un vettore perché siamo in una dimensione, ok? Poi me lo scrivo in una dimensione, poi sarà chiaro come funziona più dimensioni. C'ho questa cosa qua è quella in cui praticamente ho già fatto questa, ho fatto a mano questa perché ho tolto i termini successivi. Quindi guardando questa cosa, questa ovviamente non satura perché non ci sono i pezzi qui correttivi non lineari. Okay. Quindi prendo il mio sistema dinamico, gli associo questo vettore tangente. Il vettore tangente è semplicemente l'equazione lineare, la cosa linearizzata. Okay. In più dimensioni non è difficile capirlo. Adesso io mi definisco
mi definisco esponente di, allora quindi ho il mio x0, ho il mio z0, e fatemi definire lambda come il limite per t che va infinito di 1 su t logaritmo di zt diviso z0 modulo. Oh, state attenti che questo zt dipende anche da z0 come cosa, quindi non lo scrivo, ma insomma dovete immaginare. Allora, adesso il problema è questo coso, questo adesso è un oggetto ben, cioè, questo adesso è un oggetto che incomincia già a essere un po' più pulito, perché mi sono tolto dalle scatole la storia della saturazione. Okay? Cosa mi è rimasto ancora? Mi è rimasto l'x0. Mi è rimasto x0 e z0. Vabbè. Allora, domanda, questo coso esiste? Sì, esiste. Chi lo dice? Lo dice il teorema di Birkhoff, perché questo qui, anche se non sembra, è una media temporale. Come faccio a vedere una media temporale? Beh, faccio la seguente astuta osservazione. Scrivo che z, questa cosa la posso scrivere così. E avanti. Chiaro, no? Moltiplico e divido per due cose. Quindi questa roba qua, quindi questo logaritmo di zt su z0 modulo, lo posso scrivere come la somma con j che va da 1 a t di logaritmo di zj diviso zj-1. Quindi vedete, questo quell'oggetto là questo oggetto qui, questo, lo scrivete lambda, lo scrivete come il limite t che va infinito, 1 su t, somme su j, da 1 a t, magari mi sbaglio un t più 1 meno 1, insomma datemelo per buono, tanto t è grande, logaritmo di zj diviso zj meno 1. Oh, questo adesso... Guardate un po' qua, questo è semplicemente, qui mi sono perso un primo ovviamente, questo qui è semplicemente modulo di f'. Quindi questa cosa qua la posso riscrivere come modulo di f' calcolato nel punto xt. Quindi vedete che questa roba è limite per t che va infinito, 1 su t, somme j che va da 1 a t, logaritmo di modulo di f' xt. Questa è la media temporale di un osservabile, di questo buffo osservabile, un logaritmo del modulo di f'. Insomma. Ognuno è libero di misurarsi quello che vuole. Okay? Ora, quindi vedete, questo coso rientra nel problema ergodico, perché vi state domandando se questo esiste. Esiste perché l'ha dimostrato Birkhoff. Birkhoff dice, tranquilli, questo esiste sicuramente, esiste e in genere questo è un aggeggio che dipende da x0. Questo dice Birkhoff. Quello si chiama il primo teorema di Birkhoff, dice che la media temporale esiste, però in genere dipende da x0. Può dipendere da x0. Okay? Quindi questo coso sicuramente esiste. Adesso, se il sistema è ergodico, allora, per definizione di ergodico, lambda non dipende da x0 e lo potete scrivere come l'integrale della rho invariante di x logaritmo di modulo di f'. Ok, quindi lambda si chiama esponente di Lyapunov, diciamo lambda. A volte si chiama anche esponente di Lyapunov caratteristico. O semplicemente esponente di Lyapunov. Qui nel caso di una mappa ce n'è uno solo di esponente di Lyapunov. Okay, quindi vedete che l'esponente di Lyapunov, almeno nel caso delle mappe, quelle cose che prima avevamo fatto in modo molto così, insomma, un po' volemose bene, è formalizzabile in termini precisi, non dipende dai dettagli, dalla condizione iniziale, eccetera, perché diciamo, se il sistema è ergodico se ne va dappertutto. E quindi diciamo diventa una proprietà globale. Allora in questo caso qua vedete che l'esponente di Lyapunov è fortemente legato col problema dell'ergodicità.
se il sistema è ergodico non c'è problema, questo qui è un oggetto ben definito, non presenta nessun problema concettuale. Vabbè, poi il calcolo esatto è un'altra storia. Allora, tutta questa cosa qua si ripete, questa cosa qua, diciamo, è abbastanza banale. La cosa non banale è che si può ripetere in qualunque dimensione. Ok, lo facciamo in qualunque dimensione, la cosa è non banale, e la teoria è stata fatta solo a fine anni 60. E la teoria è stata fatta da un signore russo che si chiama Valery Oseledek. Oseledek. Come al solito, essendo un russo, la scrittura è un po' oscillante, magari c'è qualche... A volte è scritto in modo leggermente diverso. E, allora, questo signore che ha fatto? Allora, adesso c'è il problema in più dimensioni. Allora, il problema in più dimensioni è come funziona. Allora, adesso lo facciamo per le mappe, poi si può fare pure per le equazioni differenziali. L'equazione differenziale è abbastanza ovvio come si fa. Diciamo, fatemelo discutere per le mappe, tanto diciamo, non c'è, concettualmente non c'è nessuna differenza. Allora, nelle mappe voi avete una cosa, adesso fatemici mettere l'indice sotto, indico la componente spaziale, il tempo lo rimetto fra parentesi perché... Quindi avete una cosa fatta così, avete fn di x t, ok? Dove n va da 1 a la dimensione. Adesso vi dovete scrivere questa cosa qua, l'analogo di questa. Allora, questa cosa qua ovviamente è zn di t più 1 uguale alla somma j che va da 1 ad n derivata di fn rispetto a xj calcolata in xt moltiplicato per zj di t. Ora, e questa cosa qua formalmente, no, formalmente, diciamo, senza formalmente, questa matrice qua la chiamo, questa cosa fatemi chiamare A, questa qui la componente ANJ calcolata in x, questa cosa qua la potete scrivere come z al tempo t più 1 uguale una matrice calcolata in xt applicata a z di t. Ci vede questa cosa? Ok? Adesso questa cosa voi formalmente la potete... Ops. Adesso voi vedete subito la differenza tra il caso a una dimensione e più dimensioni. Il caso a una dimensione è un esercizietto di teoria ergodica, il caso a più dimensioni è bestialmente complicato, capite perché. Allora, quella cosa voi la potete iterare, no? La potete ovviamente iterare, quindi potete scrivere che z al tempo t la potete scrivere come la a in x al tempo t meno 1 applicato ad a a x al tempo t meno 2 fino a fino ad a di x 2 a x 1 vabbè, a di x 0 insomma, 1 0 insomma, 0 0 ok? Allora, dice, vedete, questa è esattamente la stessa cosa di prima, invece nel caso in una dimensione avete la stessa cosa, solo qui ci mettete f primo. La differenza è che prima erano numeri, quindi come li mettevate, li mettevate. Qui sono matrici e come ben sapete le matrici in genere non commutano. Questo è quello che fa rendere tutta la cosa non banale. Quindi questo prodotto qua, se le matrici commutassero, il problema sarebbe banale, non ci voleva Oseledek per farlo, ovviamente. Ora, in genere questo prodotto, qui c'avete un prodotto di matrici, quindi qui c'avete, questo lo scrivete come un prodotto, dovete pensarlo prodotto ordinato, insomma, quindi, diciamo, nel senso che il tempo più basso sta a destra del tempo più alto. Quindi a di x, j, con j che va da 0 a t meno 1, questo, inteso questo come prodotto ordinato, inteso in questo senso, applicato a z da 0. Ok? Adesso voi ovviamente potete definire esponente di Lyapunov, potete fare il limite per t che va infinito di 1 su t, logaritmo di modulo di z al t diviso z a 0. Ok? Devo introdurre questo oggetto. Allora, adesso, mentre prima di questi oggetti ce n'era uno solo,
ce n'era uno solo, perché quello è una, come si chiama? È uno scalare. Adesso di questi oggetti non ce n'avete uno, ma ce n'avete n. Perché ce n'avete n? Allora, fatto adesso di questi oggetti, l'ho scritto così senza metterci indici, di questo coso, qui dentro, sono nascosti n oggetti. Perché sono nascosti n oggetti? Allora, per capirlo fate il caso stupido, fate il caso che questo commutano. Fate il caso che commutano. Se questo commutano, se questi commutano, qui avete... Facciamo il caso che commuta, così si capisce perché ce n'avete n. No, se quello commuta, se le matrici commutano, voi che fate? Se le matrici commutano, voi le potete, metterci qui un bel SS-1 da tutte le parti, in modo che ve le fate tutte diagonali, no? Quindi qui potete scrivere S-1 S, quindi se queste commutano, quel prodotto potete scriverlo come S, il prodotto di quelli che commutano, le A diagonalizzate, vabbè, scrivo così, insomma, si capisce, no? Le A diagonalizzate, e poi qua giù c'è un S a meno 1. Allora, se questo questo le avete diagonalizzate, questa qui è una matrice che ha gli elementi solo qua, solo diversi da 0 solo sulla diagonale. Ok? A questo punto voi che fate? A secondo di come scegliete, quindi qui avete un prodotto, qui avete vari prodotti. A secondo di come voi scegliete la condizione iniziale, beccate questo, o beccate questo, o beccate questo, eccetera. Quindi vedete che nel caso commutante, voi a secondo di come scegliete z0, vi beccate un valore diverso. Lo vedete? Quindi gli oggetti ce ne avete n, che dipendono da come voi l'avete avete incastrato z a 0. Ok? Allora, adesso uno può dirsi, benissimo, ce n'ho n, ma saranno messi in qualche ordine gerarchico. Ora, questi oggetti, diciamo, questi oggetti qua si chiamano esponenti Lyapunov e dipendono da come tirate fuori z a 0. Allora, uno può domandarsi, ma se io prendo uno z a 0 a casaccio, dove a casaccio potrebbe... a meno che non sia particolarmente fortunato o sfortunato, cosa tiro fuori? Beh, tanto uno potrebbe non essere, tanto uno potrebbe dire, ma sto coso esiste, diciamo, tanto da un punto di vista matematico formale non è chiaro che questo oggetto esiste. Ok? Vi dico il risultato di Oseledec. Allora, il risultato di Oseledec è la seguente: questo è un teorema della Madonna, cioè non è un cosetto, è un teorema molto molto grosso, viene chiamato teorema ergodico moltiplicativo. Allora, voi c'avete queste cose qua, ok? Allora, per semplicità di notazione, fatemi chiamare BT di X0, questa cosa qua. Allora, quello lì è inteso come prodotto ordinato, eh? Okay. Adesso voi, allora, questa matrice in genere, adesso voi fate il seguente coso, fate BT, poi fate BT trasposto, e poi lo elevate a 1 diviso 2T. Questo oggetto sarà un oggetto che, sarà un oggetto C che dipenderà da T e dalla condizione iniziale. Sarà una matrice che dipenderà da C. È un oggetto ben definito, insomma, per ogni T finito non c'è niente di misterioso. Adesso voi vi domandate, che succede? Allora, voi di questo oggetto potete calcolarvi gli autovalori. Potete calcolare gli autovalori di questo oggetto. Ok? Ci avete i bei autovalori, ci avete alfa 1, alfa n, che a loro volta dipenderanno tutti quanti da t e da x0.
linea di principio, cioè no, fate niente. Cioè. Allora, il teorema, la base normale, dice: se voi fate questo giochetto e poi vi calcolate gli autovalori e mandate T all'infinito, questo è il teorema di Seledec. Mandate T all'infinito, questi autovalori qua non dipendono più da T e non dipendono neanche da X0 se il sistema è ergodico. Quindi voi, vedete, voi quando fate questo prodotto di matrici, quindi questo, diciamo, a parole vuol dire che questo oggetto qua, si comporta come alfa 1 alla t, grosso modo. Cioè dice che il prodotto, mi sta dicendo che il prodotto di matrici scoppia o crolla a zero con un rate che dipende dall'autovalore di queste cose. Quindi mi dice che quando voi fate, per questo si chiama teorema ergodico moltiplicativo, perché avete a che fare con dei prodotti, se i prodotti sono commutanti è una banalità, perché è semplicemente la legge dei grandi numeri. La non banalità è perché la cosa non è commutante. Ok? Allora, questo, diciamo, per chi, diciamo, questo è tutto un settore del calcolo abilità, diciamo, quello che si chiama i teoremi limite per variabili non abeliane, insomma, che è un settore abbastanza interessante. Fra l'altro, anche se può sembrare, diciamo, uno dice faccio i prodotti di matrici random, può sembrare un problema strampalato, prodotti di matrici random è un problema molto interessante in fisica, per esempio per le problemi di conducibilità nei sistemi disordinati, per i sistemi ferromagnetici con disordine, eccetera. Quindi c'è anche una variante, diciamo, questo teorema quindi funziona sia per i sistemi caotici che i sistemi disordinati. Allora, tutto questo, da questo teorema segue la seguente cosa, che se voi fate questo giochetto, se voi prendete un Z0, qualunque, arbitrario, e vi calcolate questo limite, quello che vi viene fuori, è alfa o logaritmo di alfa? No, quello che viene fuori è il logaritmo di alfa 1. E questo qua viene chiamato, no, quindi questo è il logaritmo di questo. Questo coso qua è il... non vorrei dire che c'è il logaritmo, no, fatemi un po' vedere. Allora, questo c'è B, scusate, fatemi vedere dove c'è il cielo. Questo qui va come alfa alla T, quindi sì, c'è il logaritmo, quindi quel logaritmo. Perché vedete questi questi cosi, questi oggetti qua, per come è stato fatto il trucco, questa qui è una matrice definita positiva, quindi questi cosi qua sono tutti positivi. E quindi invece il... Vabbè, ora questo oggetto qua si chiama il primo esponente di Lyapunov. Poi volendo si possono introdurre pure gli altri esponenti di Lyapunov. Quindi questa è questa, se volete, è la generalizzazione di quell'aggeggio là, di quello. Poi ci sono anche gli altri, però diciamo, non, è un po' tecnico, diciamo, bisogna introdurre. Quindi l'esponente di Lyapunov, se volete, diciamo, è il primo esponente di Lyapunov, o esponenti di Lyapunov senza, diciamo, specificare niente, è quello che vi dà l'idea del tempo caratteristico di perdita di memoria delle condizioni iniziali. Allora, e quelle cose che dalla discussione precedente era un po' approssimativa, diciamo, può essere curata, quindi può essere curato il dettaglio del delta X0, è curato il dettaglio della saturazione, è curato il dettaglio della condizione iniziale. Se il sistema è ergodico, se non è ergodico ciccia, diciamo, che ovviamente, diciamo, non potete farci molto. Ah, fra l'altro, diciamo, esponenti, diciamo, da un punto di vista numerico non c'è nessuna difficoltà a calcolare, diciamo, vedete, perché vedete, nel calcolo voi dovete portarvi per scrivere l'equazione della mappa e l'equazione per il vettore tangente. Allora, per completezza vi scrivo come si fa per l'equazione differenziale, diciamo, è abbastanza ovvio, no? Cioè, voi ci avete l'equazione differenziale, tutto quanto procede nello stesso modo, cioè, vedete x punto n uguale a f nx, la z punto n è la somma di f n di x j z j, quindi x
e tutto prosegue uguale, tutto va avanti nello stesso modo e il teorema ovviamente vale ugualmente, perché basta che fate la cosa stroboscopica e ritornate a quello di prima, quindi diciamo là. Questa è la cosa. Ok, quindi diciamo qui per esempio qui interviene, qui vabbè. Vabbè, quindi insomma la cosa cos'è? L'EDEC, quindi ho perso. Va bene, questo per quanto riguarda diciamo la connessione con le cose statistiche. Dunque adesso c'è avanzata una lezione e dobbiamo decidere cosa fare. Ora possiamo fare due cose. Decidiamo un secondo insieme, si possono fare o discutere una o due situazioni fisiche dalla parte diciamo finora discussa, oppure si potrebbe fare una cosa andando avanti, cioè sul magari ai matematici la cosa no, diciamo una cosa che è la seguente: uno potrebbe dire ma tutta sta roba qua è tutti scarabocchi a lavagna, tutti i teoremi, questo che va infinito, quello che va zero, misure invarianti, ma nel mondo reale che succede? Però uno potrebbe dire ma tutti questi formalismi, tutte queste cose come le maneggio nel mondo reale? Io riesco ad esempio a trattare dei dati da laboratorio per vedere quello che succede, oppure più ambiziosamente, riesco a utilizzare tutti questi formalismi per fare una predizione, cioè predire che succede domani in qualche fenomeno. Allora, quindi c'è questo problema del trattamento dei dati sperimentali che poi si incastra col problema delle predizioni, che potrebbe essere un'idea. Oppure un'altra idea è che io vi discuto uno o due casi, che ne so, un problema del trasporto nei fluidi o un problema della turbolenza, non lo so, diciamo, una cosa scelta in un'area che conosco decentemente, insomma, che può essere la fluidodinamica o la meccanica statistica, non so quale cosa è più interessante per voi, se quello delle predizioni o quello del... Scusi? Sì, beh, è un tentativo, diciamo, cioè, più che altro diciamo, serve diciamo, la teoria delle applicazioni, diciamo, la teoria della struttura del trattamento dei dati è una teoria, cioè c'è un teorema, cioè l'ha fatta il signor Takens, cioè, la parte teorica è ben fondata. Il problema poi è che tutti i teoremi diciamo, valgono un certo limite, no? Nella realtà non succede mai, quindi diciamo, la cosa interessante è vedere come poi la parte formale poi si utilizza. Quindi, se volete posso parlare di questo domani, diciamo, comunque del problema delle predizioni, diciamo, come uno prova a fare una predizione in una situazione in cui in linea di principio non conosce neanche. Immaginate il seguente problema, per introdurlo. Immaginate voi avete un fenomeno fisico. Allora, ci sono due situazioni. Una situazione in cui voi sapete qual è la variabile di stato. No, scusate. Sì, sapete qual è la variabile importante per il fenomeno, non so, voi in un problema di meccanica sapete che le variabili, il vettore che dovete conoscere sono le posizioni e impulso delle particelle, ma io lo sapete perché c'è una teoria dietro. Immaginate che io vi dico se la posizione del punto più in basso della diga a 50 km da qua, allora la posizione del punto più in basso della diga probabilmente non è il vettore di stato, no? Cioè il vettore di stato sarà una cosa complicata di cui farà parte anche quella variabile. Immaginate che voi avete accesso solo a certe variabili e non sapete neanche qual è non sapete neanche qual è il vettore di stato. Voi potete predire quella variabile che vi interessa. Mettiamo che voi volete sapere come l'andamento della temperatura in un certo punto. Allora, la teoria generale dovresti fare un modello con la temperatura dovunque, la velocità dovunque, e poi da lì tirate fuori la velocità in punto. Questa è la cosa giusta, no? Se voi non volete fare questo, misurando solo la temperatura in un punto, riuscite almeno in linea di principio a dire che succede alla temperatura nel futuro? Ok? Questo tipo di problemi qua. Allora, questo tipo di problemi qua, anche se sembrano molto contorti, da un punto di vista strettamente formale, sono abbordabili. Poi però ci sono dei problemi pratici. I problemi sono molto belli perché hanno a che fare con un sacco di cose che abbiamo fatto, più alcune che non abbiamo fatto, cioè non abbiamo discusso. Per esempio, una cosa che non ho discusso e me ne dolgo, diciamo, non me lo discuto domani, è il problema del tempo di ricorrenza di Poincaré. Cioè, una delle cose importanti in tutto questo sono delle cose
importanti concettualmente nell'ambito, diciamo, anche storico della fisica, come il tempo di ricorrenza di Poincaré, che uno se le scorda e poi gli ricicciano fuori su questi problemi pratici, come il problema della predizione. Quindi, se visto che voi, qualcuno ha detto che vi interessa, domani potremmo discutere questo problema delle predizioni, trattamento dei dati e predizioni, che sembra un problema pratico, però si incastra con un sacco di cose teoriche. Cioè, le cose teoriche fanno capire dov'è il problema.